rispolverare alcune perle dell'amico Fritz. Sì, guardi, scusi, le interrompo subito. Non vorrebbe, siccome è stato così gentile che sì. mi ha dato la chitarra, il pianista, il plettro. Si segna tutto, tutto. Cioè, la, anche la, la band al completo, ecco, la possibilità di raccontarvi la storia dell'amico Fritz. Però dico, non vorrei chiedere troppo, però vedo che qua ci sono delle bottigliette d'acqua o bottiglie piccole d'acqua, ecco, bottigline. Sì, dipende. 1,50 € lo scontrino in cassa. Vabbè, però scusi, cioè io non ce li ho ora qua. Non è che può segnare come il plettro anche l'acqua? Vabbè, me la segna. Lo metterò nel conto del Perfetto. Batterista che immagino possa essere fraterno nei suoi confronti. Forse. Vabbè, allora vado, prendo l'acqua, se vuoi andare avanti, scusa, mi stavo chiedendo. Sì, stavo domandando una cosa, mentre lei sta bevendo, quindi formulerò la domanda in maniera lenta per permetterle di bere con tutta la calma possibile. Relativamente all'amico Fritz, avevamo detto che sì. avevamo toccato l'aspetto dell'ironia. Ecco, ma ironia in che senso? Visto che ha finito di bere, sono ripartito. Sì, infatti, l'ironia. Ma l'ironia nel senso che l'amico Fritz è sempre ovviamente stato molto rallegrato dall'ironia, no? Cioè l'ironia nel titolo Greatest Hits, ma poi perché... è sempre piaciuto all'amico Fritz in realtà raccontare barzellette, ma ora io non ve le racconto perché sennò vedo un problema nel futuro della carriera dell'amico Fritz. Chiuderei qua il discorso, però vi posso dire che all'interno dell'album Greatest Hits c'è una canzone che sicuramente per definizione è ironica, anche perché l'amico Fritz l'ha scritta perché in quel periodo aveva accanto a sé un sacco di amici, ce li ha tuttora, DJ, no? Che facevano i DJ, disc jockey. E allora... ai quali vuole un bene incredibile, che stima tantissimo ovviamente, però gli dicevano: Fritz, sai, questa sera sono a suonare lì, domani sono a suonare di là. E l'amico Fritz diceva: scusate, ma cosa suoni? Che in realtà metti i dischi, no? Cioè i dischi sono già suonati. E allora ho scritto questa canzone che si intitola I dischi non si suonano.